chiesa, ma sia voi non sono abituati a stare dietro il tavolo, perché mi c'è un po' di distacco tra me e il pubblico. Infatti, come presentato, Giuliano, come Giuliano mi ha presentato, mi chiamo Sara Alighieri, sono nata a Mosca, in Russia, perciò vengo da grande tradizione russa di esoterismo e spiritualità, e questo in qualche modo è influenzato il mio cammino. Parlo italiano perché abito da 17 anni in Svizzera, vicino al confine con l'Italia, sono insegnante in parapsicologia, faccio lavoro con istruttori pubblici, insegno alle persone come sviluppare le capacità sensitive, intuitive, extrasensoriali in generale. E oggi volevo infatti dividere il mio intervento in due parti. Prima parte dove parlerò un po' e poi magari vi faccio vedere qualcosa e poi ci sarà una sorpresa. Ok? Dove qualcuno di voi parteciperà, non è abituato a camminare. Posso chiedere a qualcuno per favore di spostarmi le piante? Sì, sto saltando al centro. Che sono ben cariche di energie e questo mi fa che può andare avanti indietro, grazie mille. Allora, cominciamo da questo posto parlando della mia identità, perché siete qui di sentire anche questo tipo di discorso. Mentre ero seduta in sala ho percepito già molte energie e lo so che, che la vostra richiesta più grande è quella di comunicare con i vostri cari che stanno nel mondo spirituale. E si può fare anche questo tipo di esperienza, almeno io proverò, metterò tutte le mie forze e capacità, anche se a volte non dipende dal medium in che modalità si presenta il mondo spirituale, perché è molto grande. E oltre a non cercare trapassate nel mondo spirituale ci sono anche le guide, ci sono gli angeli e ci sono tante altre entità, ci sono i maestri. E allora io quando lavoro non so mai che cosa succederà, perché apro le mie porte nel mondo spirituale e poi chiedo chi del mondo spirituale vuole presentarsi. Perché ognuno di voi ha le proprie esigenze, qualcuno vuole parlare con il proprio padre, qualcuno vuole conoscere la propria guida, o magari qualcuno credendo profondamente nei angeli vuole che arriva qualcuno e che le darà un messaggio. E allora così vado un pochettino guardando le vostre esigenze. Allora, vogliamo parlare un po' come viene il sole sulla comunicazione. Perché tante mi chiedono, ma cosa vuol dire quando un medium sente il mondo spirituale? Prima di tutto, ovviamente, non si tratta di comunicazione dalla mente, perché il mondo spirituale, tutte le entità che avete nel mondo spirituale, sono dei spiriti. Si può chiamare la coscienza, però è difficile, almeno io nel mio linguaggio, come chiamo mente. La coscienza, spirito, anima. Perciò quando io comunico con il mondo spirituale, io comunico attraverso l'anima. Non invento mai niente nella mia mente, non posso attenzionare la mia mente perché non c'entra nulla. La nostra testa è l'unica funzione che ha e dopo quando la nostra anima comincia a ricevere messaggi dal comunicatore del mondo spirituale, trasforma attraverso il nostro inconscio, perché il nostro inconscio aiuta tantissimo a capire che tipi di messaggi, che cosa vuole trasmettere una persona trapassata, per esempio, e trasforma nei simboli o nelle parole, e quelle là ovviamente si manifestano nella nostra testa perché è l'unico organo che abbiamo per poter vedere e sentire con orecchie ciò che si vedrà adesso. Allora, ovviamente è molto difficile a volte che il contatto viene perfetto. Io sono un essere umano come anche voi, nonostante ho lavorato un po' sviluppando le capacità, posso dire che infatti io insegno a fare alcune cose proprio perché io sono convinto che tutti quanti possono lavorare a livello sensitivo e medianico. Tutti quanti abbiamo il talento. Qualsiasi tipo di talento, per esempio, tutti quanti conoscete il sesto senso, è una cosa normale, parliamo dell'intuito, ma il sesto senso non è una cosa che fa parte della nostra fisicità. Da dove arriva? Perché abbiamo dentro il nostro corpo qualcosa di strano che è impossibile spiegare.
Io ho fatto la mia teoria, però vi dico questa roba mia, perciò qualsiasi cosa che vi dirò qua, per favore prendete questo come la mia opinione, perché parlando del mondo spirituale, parlando di diverse energie, molti relatori, molti scrittori hanno loro opinione personale, ok? Per me ogni opinione ha la possibilità, ha il diritto di esistere. Perciò qualsiasi cosa sento che non corrisponde neanche il mio proprio credo, io comunque dico, va bene, se per te esiste, perché non può esistere neanche per me. Allora, questo filo, quando comincio a parlare troppo. E allora quando noi siamo in contatto con il mondo spirituale, noi accendiamo la nostra luce. Perché noi abbiamo bisogno di energia, lavorare attraverso l'energia. Cosa facciamo? Il medio ha anche il suo campo energetico, che lo chiamo anche campo informativo, perché dentro nella nostra energia ci sono tutte le memorie di tutto ciò che avete vissuto qua sulla Terra. Fino ad oggi non ci sono scritti messaggi, non esiste la informazione, quella che riguarda il futuro, perché nella nostra energia è soltanto registrato tutto ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi. Okay? Quindi lavorano sensitivi. Infatti i sensitivi leggono il campo energetico di una persona, così captando le informazioni. È chiaro fino qua? Cosa fa il medium? Fa un po' la stessa cosa, però alza le proprie energie per mandarle verso il mondo spirituale. E così lavora non a livello orizzontale, ciò che come posso lavorare con una persona come sensitiva, ma lavora e ascolta il mondo spirituale, perciò un medium assolutamente deve imparare ad ascoltare. Se noi non riusciamo a ascoltare le persone che ci stanno accanto, come facciamo a sentire o ascoltare questa voce molto fine che proviene da un mondo che non possiamo neanche vedere con i nostri occhi? È molto difficile. E proprio per quello bisogna imparare a allenarsi. Infatti, io mi sono allenata, come ho detto, che tutte quante persone possono avere delle capacità. Ci sono le persone che nascono proprio con il canale della verde, che da piccoli possono vedere gli spiriti, trapassate. Caspita, io invidio queste persone, veramente, dico, vedete qua, non bisogna lavorare tanto, soltanto raffinare già le capacità che possiedono. Però io da piccola non avevo nessuna particolare capacità, nonostante la mia mamma, lei leggeva le carte, era tutta nel mondo esoterico, perciò io sentivo parlare a casa mia un po' di queste cose, però non mi interessavano affatto. E poi un giorno sono andata da una signora, tra l'altro ho scritto questa storia del mio primo libro che si chiama Intuizione, che tra l'altro il nome che ho dato al mio centro in Svizzera, che in russo si chiama Intuito. E così mi ha fatto una bellissima seduta di channeling, non lo so se conoscete, fa parte della medianità, però la parola più moderna, cioè la medianità, il senso, negli anni 70, è nato questo movimento spirituale che si chiama New Age, dove attraverso diversi canali, come si chiamano le persone che comunicano con il mondo dell'aldilà, sono cominciati ad arrivare i maestri, cominciate ad arrivare delle guide che oltre trapassate ovviamente davano un messaggio molto più profondo, molto più spirituale, portavano gli insegnamenti. E allora quelle persone che canalizzavano quelle entità di saggezza le chiamavano channel, dalla parola channel, il canale. E allora così sono andata una volta da una signora che mi ha fatto un contatto perfetto con la mia amica, che l'ho conosciuta per prima volta. Sono rimasta così affascinata e ho detto, io voglio fare la stessa cosa. E mi ha detto, senti cara, io non posso insegnarti niente, perché non insegno. Vabbè, allora qua entra la mia personalità, per me è una sfida che è arrivata. Va bene, lo farò da sola. E così ho cominciato a fare i miei stream, però non avevo nessuno che poteva insegnarmi come si fa veramente. Chi sono queste entità di luce? In che modo si entra in contatto? Che cosa devo percepire?
allora a questo punto ho cominciato con le mie esperienze, ho comprato magari tutta la libreria, ho preso con tutti i libri possibili per trovare almeno una traccia da dove si comincia. Allora, vi posso dire che a volte ero proprio disperatissima, perché non vedevo, non sentivo niente. E dicevo, ma porca miseria, ma com'è possibile? Perché gli altri possono e io non posso. E allora, bestarda un po' del mio carattere, ho ricevuto una volta la risposta che mi ha scioccato. Ho fatto la meditazione, gli dico alla mia mente, voglio vederti, fatti vedere, ti prego. E nella mia mente è soltanto visualizzato una luce bianca, una sfera di luce bianca. Ho detto, ma scusa, ma io voglio vederti come vedo una persona, cos'è questa luce? Ma sei tu? Mi sento nella mia testa, sì, sono io, vivere. Ma come posso fidarmi quando la nostra mente razionale, se vuole vedere, bisogna capire se è un uomo, donna, che lavoro fai, se bambini hai, eccetera. E allora, finito la meditazione, come sempre un po' delusa, accendo la tele e prima cosa che vedo, sul programma che era già acceso, una palla di luce grande così. Io la guardo e penso, ma io l'ho appena vista nella mia mente. Vabbè, il programma parlava dei fulmini, di qualcosa del genere, c'erano fulmini a forma di palla, quelli che vuotano, non so esattamente come si chiamano. E allora così guardo e dico, ma per me questo può essere una conferma, che è esattamente quello che ho visto nella mia mente. Perciò, perché il mondo spirituale, la mia vita voleva confermarmi, e allora mi ha fatto accendere televisione proprio in quell'istante, che era già girato sul canale giusto per farmi vedere quell'immagine. Coincidenza? Ma io non credo molto nelle coincidenze. Ogni cosa è sul filo logico, almeno secondo me. E allora così ho detto, va bene, io decido, io credo che questo segnale per me è infatti la risposta della mia guida, che io sono sulla strada giusta. Così ho deciso e così fu. E allora ho cominciato di nuovo, ricominciato con tutti i miei esercizi. E posso dire che ci è voluto tanto perché io non ho tolto quel tappo che era nel mio canale, perché tutti quanti abbiamo il canale, però a qualcuno funziona di più, a qualcuno di meno. E allora così, per una volta mi è arrivato un messaggio bellissimo, che ho detto, ok, da adesso in poi funzionerà. Perciò è il mondo delle guide, il mio mondo che io adoro. Con le nostre persone del mondo dello spirito, con le nostre care trapassate, era un'altra storia, e mi sono stata una ragazza, una mia cara amica mi ha raccontato di un college in Inghilterra dove sono andata, il college delle scienze fisiche e medianiche, qualcosa del genere, e così sono andata lì, magari qualcuno di voi è già stato in questo college, perché la prima volta ho provato il contatto con i trapassati, c'è cioè una comunicazione completamente diversa, perché il linguaggio delle guide è diversissimo, scusate il mio italiano che a volte mi scappa il nostro, e anche a livello energetico è molto diverso. E allora lì ho dovuto dimenticare di tutto ciò che sapevo delle guide e imparare il nuovo metodo, perché le energie erano completamente diverse. Siamo tutti diversi. Allora ognuno di voi può percepire il contatto sulla propria pelle in tutte le modalità diverse. Qualcuno vede, qualcuno sente, qualcuno percepisce, ma è una cosa assolutamente normale, sarebbe veramente disastroso se siamo tutti uguali, sarebbe una noia mortale. Ecco, e allora così parlando, così con voi, io già sto percependo la vostra curiosità, sto percependo un po' delle energie. Adesso vedo un po' quello che succede. Comunque qua, quando parlerò con le guide, mi possono dirigere direttamente verso qualcuno e dire, guarda, ti voglio parlare, ti voglio dare un messaggio, perché loro sanno meglio che cosa abbiamo bisogno adesso in questo determinato momento. Le guide non sono le persone strapassate, non sono le persone che abbiamo conosciuto in questa vita, però erano le persone, hanno fatto loro capire delle reincarnazioni sulla Terra, perciò sanno
cosa vuol dire toccare la materia, ne sanno cosa vuol dire vivere nel mondo spirituale. Okay? E allora per adesso possiamo parlare un po' di diverse cose, anche quelle che riguardano tutte le cose forse materiali. Ecco, il loro linguaggio è molto poetico, molto metaforico a volte, però quando parlo mi arriva al cuore, nel cuore questo messaggio. Quello che riguarda i nostri cari che adesso si trovano nel mondo dell'aldilà, anche loro hanno il loro linguaggio, hanno energie completamente diverse, anche loro hanno qualcosa di dolce. Perché quando noi siamo qui, noi non ci rendiamo conto quanto per noi è importante la persona che ci sta accanto. La persona con quale magari ogni tanto scambiamo una parola nonostante viviamo nello stesso appartamento. E soltanto quando questa persona se ne va, noi diciamo, caspita, non abbiamo finito il nostro discorso, abbiamo parlato così poco, non abbiamo condiviso tutto ciò che volevamo dire l'uno all'altro. E allora a questo punto il rapporto sale a un livello superiore e lì possiamo già parlare, esprimersi in modalità completamente diversa, a livello molto evoluto della nostra anima. Le persone nel mondo dello spirito, anche loro hanno i loro ricordi. Lo spirito vive sempre e contiene tutti i ricordi di tutto ciò che ha vissuto sulla terra, di rapporti che ha avuto con fuori, con i propri cari. E allora quando voi con i vostri parenti, il vostro marito cerca di dirgli, senti caro, ti ricordi che una volta siamo state lì, no? Parlare di questo non mi interessa assolutamente perché tu ricordi l'hai già dimenticato. Però quando arriva il vostro caro trapassato dall'altra parte e vi dice, senti, ti ricordi queste cose qua? E voi dite, caspita. E solo in questo punto vi rendete conto quante queste cose per voi erano importanti, quanto è diventato diverso il vostro rapporto. Allora per quello vi dico, ascoltate chi vi sta accanto, amate adesso le persone, perché molte persone si rendono conto infatti che amano qualcuno soltanto quando va dall'altra parte. E questo è veramente un altro caso. Ecco, allora, io adesso vorrei che mi aiutate un po', quando collaboriamo tutti quanti insieme, allora così possiamo creare un'atmosfera bellissima, perché sento già, come ho detto, le vostre energie, sento già che pensate che magari qualcuno dei vostri cari può venire, o una guida, o infatti vostro parente, o un amico del mondo spirituale. E allora per quello, immaginate se io vi sento, e siete qua, non so, 200, 300, anche nel mondo spirituale vi sento in un modo incredibile, ancora con le precisioni più sottili, perché sentono il richiamo della vostra anima. Io sento le vostre energie, sento quello che magari state pensando, sento le vostre richiami, ma nel mondo un po' più fisico. Ma loro sentono la vera esigenza della nostra anima. E allora così immaginate quante persone nel mondo ha perso qualcuno e che ognuno manda il suo pensiero nel mondo spirituale. Immaginate quanto amore stiamo mandando a loro, ma anche loro ci mandano amore, tantissimo, attraverso la loro manifestazione. In qualche modo si manifestano attraverso sogni. Se pensate a una persona con quale avevate un buon rapporto, con quale eravate in un buon rapporto e magari avevate in comune qualcosa, non so, una musica, una canzone, un dipinto, e mentre state pensando a questa persona, accendete la radio e sentite esattamente questa canzone, ci comunicano, ci mandano così i loro messaggi. Certo che qualcuno che ha le percezioni un pochettino più sottili riescono addirittura a sentire la loro voce. Allora, come ho detto, io non so quello che succederà questa sera, ma io con tutto il mio amore mando il pensiero nel mondo spirituale, apro tutte le porte che così potete percepire la presenza di qualcuno che vi vuole bene. E ho portato qua un brano musicale che tra secondo un istante chiederò di accendere, soltanto per creare un'atmosfera. Ascoltate le parole.
è importante, così entrate un po' nei vostri pensieri, mandate i vostri pensieri, il vostro amore nel mondo spirituale, a qualsiasi entità, che può essere un vostro parente, un amico, o anche le vostre guide, le vostre angele, in tutto ciò che credete. E così creiamo una atmosfera che dopo lavoriamo tutti insieme. Bene? Bisogna prepararsi. Ho sentito tanto il vostro amore che avete mandato dal mondo spirituale e qualcuno ha fermato la sua presenza e sento accanto a me un amore di un padre. Sento l'amore di un signore anziano e sento che anche la sua moglie, ormai nel mondo dell'aldilà, questo signore è andato, io sento piuttosto la vecchiaia. Non era una persona che era ammalata proprio di qualche malattia terminale, lo sento che è proprio la sua vita come si è spenta, perché lo sento molto, molto anziano. Un po' ho mal di testa, nel senso questo mi indica che magari aveva un po' di problemi perché mi vedo un po' sfocato, perciò posso pensare qualche malattia a livello della testa, magari qualcosa legato con la memoria, con giramenti di testa, perché non è che proprio una malattia qualche volta qualcosa, no, qualcuno mi stordisce un po'. C'è qualcuno in sala che può riconoscere, se qualcuno riconosce la mia descrizione, per favore alzate la mano, così vado avanti con delle evidenze e vorrei sentire da voi soltanto sì o no. Una persona, un'altra, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok, allora tutti e due i genitori sono nel mondo della leva, perché ho sentito tutti e due. Ok? Si tengono per mano. Io sento che nella vita di queste due persone non c'era una separazione, perciò sono rimaste, da quando erano sposate, sono rimaste fino alla fine come la coppia sposata. Sì? Due. Ok, allora vado avanti ancora un po' con le evidenze. Sento la casa in... non è una città grande, non sento un grande traffico, sento che... passano le macchine ma soltanto ogni tanto, magari la strada cantonale, qualcosa del genere, ma non posso dire centro Roma, centro Milano, qualcosa del genere, assolutamente no. C'è qualcuno che viveva in provincia, sto parlando di un paese magari come questo, ma non grandissimo. Ok, siamo ancora lì con... poi mi riempie di odore di medicine fortemente e qualcosa proprio a livello di gocce, non so perché mi sta mostrando le gocce che prendeva, neanche le pastiglie, ma le gocce sento. C'è qualcuno che sa proprio che il papà prendeva le gocce? Uno? Ok, sì, mi sento infatti un po' stare da questa parte di sala. Andiamo avanti, mi sta parlando di più figli, che non è un figlio unico, vero? Avete fratelli? Ok, poi mi fa vedere qualcosa che comunque, se parliamo di lei, mi fa vedere degli studi che lei ha studiato, perciò non è una persona che soltanto lavora, ma mi fa vedere che ha detto ha una buona testa proprio da studiare. Ha qualche laurea o qualcosa che ha studiato? Sì? Sì, ok. Mi fa sentire il suo amore in modo incredibile. Qua, anche lei, anche a livello di studio, no? A livello di studio, no? Lì è rimasto soltanto lei, vero? Non vedo che rimane alzate, anche lì signora. Ok, ha dei fratelli? Figlia unica, ok. Stiamo parlando di una nipote, perciò deve avere una figlia.
Lei ha una figlia, signora? Ah, nipote. Lei ha una figlia? No? Nipote, perché è una femmina però. Nipote femmina. Ok, va bene. Poi mi sta mostrando i disegni, ma i disegni come sono forse disegnati con mano, non sono dipinti di granché, ma cioè nel senso che non sto parlando di quadri famosi, ma proprio i dipinti fatti con la mano, cioè vedo sole, vedo un po' nuvolette, montagnette, e poi dice qualcosa. Può ritornare questa memoria di questi dipinti, di questi disegni fatti come da una bambina? No. Qua non si ritorna ancora? No? Anche lì, signore? Perciò lei non... Scusate, vado di qua e di là perché devo capire infatti chi è arrivato, perché qua purtroppo ci sono tanti papà che sono molto spirituali. Può capire la parola nipote? Ok. Papà, mamma, tutti e due nel mondo spirituale? Sì. Ok? Può capire che stiamo parlando di un dipinto, un qualcosa? Può capire? Ok. Può capire che sto sentendo tanto odore dei medicinali che erano proprio fin troppo a casa, proprio si sentiva, con queste gocce sembrano che erano molto profumate, diciamo. Può capire? Ok. C'è qualcun altro? Si può capire? È anche lei, signora. Ok, bene. Lei ritorna? Dipinto non ritorna. Ok. Allora andiamo avanti e mi fa vedere che questo uomo, cioè il papà, stiamo parlando di papà, lui aveva, infatti mi sta portando ancora una volta attenzione sulla testa. C'era qualche disturbo con la testa comunque, perciò mi ritorna di nuovo. Lei può dirmi qualcosa? Sì, e anche lei, signora, sì. Ok. Poi mi sta parlando qualcosa che riguarda un lavoro attuale vostro, un lavoro che è la persona che qua in sala sta lavorando. E sta lavorando anche fortemente, mettendo tutte le proprie forze di mandare avanti un progetto, un qualcosa. È ancora sì, e anche lei, signora, sì. Ok, andiamo avanti. Così mi sta parlando adesso di una... ok. C'è qualcuno nella famiglia che non guida la macchina? E il suo papà guidava la macchina, signora? Anche qui guidava la macchina? Non la guidava la macchina. Infatti mi sta dicendo che qualcuno non guidava la macchina, ma dice che mi sta parlando lui, magari si riferisce proprio al suo. Non ha guidato. Ok. Allora io sento, mi scusi signora, io sento che sono comunque qui da questa parte e adesso li vedo i suoi genitori. Sono proprio perché si tengono in mano uno all'altro, li sento molto uniti e quello che quando mi dimostrano queste cose qua vuol dire che vogliono portare un di questa unione anche nella sua vita, perché unione, tutto ciò, l'unione, scusi, riesce a capire di cosa sto parlando? Ok, allora che questa unione è molto importante perché come si tengono loro per mano, stanno guardando anche a lei, devi fare un po' le stesse cose, unire le persone attorno a sé, cercare di non allontanarle, perché per loro è importante vederti, l'ho detto perché l'hanno detto, il papà l'ha detto, vederti felice, con le persone in una buona armonia in totale. Fa tantissimi auguri per il percorso perché sa quante forze stai mettendo nel tutto ciò che adesso stai facendo. Le risulta questo? Ok, e perché il suo papà è molto chiaro. Ecco, e finisce di tenere tutto il loro amore, sia da papà sia dalla mamma, e loro sono qua per te, per dare tutto il loro amore. Grazie. Bene, adesso sento la presenza e sento fortemente chi mi dice. Non so perché mi dice in inglese, magari è qualcuno che
la zia, però non so per qualche motivo mi dice aunt, magari dice, le capisci di cosa sto parlando signora? Completamente, riesci a capire? Perché mi dici in inglese, riesci a capire perché? Ok, perché parlo anche altre lingue, va benissimo. La sento che è trapassato comunque attraverso la malattia, non sento che era un incidente o qualcosa di forte. Per incidente noi chiamiamo quello che riguarda la morte non naturale, che entra in diverse cose, però qua stiamo parlando di un trapasso naturale attraverso la malattia. La sento molto allegra, avevo un carattere, guarda, se veramente lo potevo portare a ballare con me, perché la sento che poteva anche scatenarsi a volte, infatti mi fa sentire le voci attorno, perciò ho detto che la persona che non era sola, ma che era sempre attorno a lei, c'era sempre tanta gente, magari lavorava anche a livello comunicativo con qualcuno, e riesce a capire di cosa sto parlando, ok? Sarebbe bello dare il microfono per sentire le persone che rispondono, così, ok? Mi fa piacere che lei è venuta qua stasera perché a me sta trasmettendo così tanta energia e attraverso di me ovviamente anche a lei. Mi fa vedere, mi sta parlando di un viaggio. Può capire se sto parlando di un viaggio? Se avete fatto insieme o se lei deve viaggiare da qualche parte che magari è programmata? Io se voglio aiutarci, non è programmatissimo, però. Però ho un pensiero per fare. Perché è un viaggio molto specifico, c'è uno scopo di questo viaggio, che non è neanche tanto soltanto il riposo. Viaggio mio? Sì. Ok, allora prova a pensare di chi cosa sta parlando perché sento fortemente questo suo dare il messaggio, scusate che sposto da questa parte. Poi avevo dei figli, la signora, quella che era il signor, la sua mi viene ancora di nuovo, aveva dei figli. Mi sta parlando perché io sento i bambini più piccoli, non riesco a capire un po', perché non io due figli inglesi avevo, okay. Una con figli e l'altra no, per cui adesso non so se figli. Ah ok, allora andiamo avanti, se mi parla dei figli, allora stiamo parlando della zia con i figli, ok? Siamo arrivati a capire chi è, ok, bene. Posso dire che la signora magari poteva vestirsi mettendo una rosa qua o un fiocco qui. Perfetta. Ok, perché la sento è molto straordinaria. Molto eccentrica. Ecco, bravo, si può dire per l'altro che wow, interessante. E qui per non farla dimenticare le sue origini. E per quello mi ha portato proprio la parola inglese. Perché è molto importante che lei sappia questa lingua. Io prima ho parlato del college in Inghilterra, il college di indianità, dove insegnano a fare queste cose. Non lo so quanto lontano lei da questo pensiero, però se farebbe un pensiero, quel posto sarebbe per lei ideale, per cominciare il suo percorso per diventare medium, perché la sua zia lo vuole sentire. E adesso puoi fare contatto benissimo anche in inglese, in lingua, sto dicendo. Okay? Perciò ci pensa, perché in questo messaggio c'è il sottomessaggio per dire che il viaggio magari di quello che lei deve dire, un viaggio spirituale, perché sentivo che in quel viaggio deve essere uno scopo di sviluppo dello studio di qualcosa, perciò magari stavo parlando infatti non di viaggio fisico ma spirituale. Adesso ci penso perché a lei fa tanti auguri per questo tipo di percorso, è molto contenta di rivederla qui in questa occasione, porta tantissimo amore e fa anche tanti saluti dalle altre persone del mondo spirituale. Tra l'altro mi sta parlando di una data ricorrente. C'è qualcosa adesso in questo periodo che magari si può dire ecco sì c'è una data, perché sento che stiamo parlando di qualcosa dove lei sarà o era presente, proprio attorno una data. Però
prova a pensare dove magari gli serve di più aiuto del mondo spirituale, perciò gli sarà presente la, la zia. Grazie. Prego. Ok. Io sento presenza femminile, sento una ragazza giovane, sto parlando di una figlia, molto fine, molto carina, sento veramente un animo molto dolce e sento che adesso la sua mamma e il suo papà la chiamano angelo, perché credono che nel mondo spirituale deve fare il percorso angelico. C'è qualcuno qua che può riconoscere, se magari non è la vostra figlia, pensate ai vostri amici o vicini, perché è molto importante che il mondo spirituale, quello che vuole dirci, che quando arrivano, quando c'è la possibilità o la minima possibilità di entrare, di dare un saluto anche attraverso voi a qualcuno che conoscete, che potete portare il saluto poi a casa. C'è qualcuno che conosce magari che ha perso una figlia? Ok, ok, bene, due, tre, anche lì, va bene. Io cerco... Ma è una ragazza? È una ragazza. Allora, io sto parlando di una ragazza, ma io non credo che superi l'età di 20 anni. Ok, qua risulta ancora? Risulta lì. Sto parlando di un incidente? Ok, perché sto parlando di un incidente. Ok, qui. Se sento che la ragazza non era da sola quando è stato un incidente, qui lì era, dove siamo rimasti soltanto qui, non è la sua parente perché non sento legame di sangue. Ok? Va bene, magari non è troppo forte, ma lei sa che i suoi genitori ci sono ancora, uno di loro, ok? C'è stato tanto disticero ovviamente nel chi ha perso figli, perché lo sento proprio mio angelo, angelo, perché lei sente che di essere chiamata in questo modo. Lei è qua proprio con lo scopo di mandare, prima cosa di ringraziare tantissimo chi può presentarsi e mandare saluto al proprio genitore attraverso di lei, okay? E porta così tanto amore, ha detto che sente ogni goccia delle lacrime che scende dagli occhi di chi la sta pensando, e queste gocce, ha detto, le sto contando, però non voglio ridire il secchio, perché anche io sono qui con tanto amore, sono sempre, sempre accanto. E questo messaggio, anche se è molto semplice, però è pieno di significato proprio di colui, colei che stanno aspettando in qualche modo che si manifesta. E infatti lei spesso viene a casa. Spesso viene a casa o anche attorno al luogo dove è successa la tragedia. E ha detto, non è che vado lì perché sono intrappolata tra due mondi, no, queste cose qua non succedono, tutti quanti vanno nella luce, ma soltanto perché sento che è rimasto papà o la mamma. La mamma è rimasta, ecco. E allora, perché non mi parlo che è rimasto, per questo non posso adesso andare a fare bene, chiedo. E allora così sente questo legame del pensiero con il luogo, adesso, e proprio per quello lei stesso sta pensando in quel luogo, e allora io vado lì dove vado il suo pensiero. Ecco, però ha detto che è ovunque, più tempo sta accanto alla mamma, e allora per questo ha detto la abbraccio sempre. E lei può sentire anche attraverso i sogni, può vedermi, e così porta tanto amore anche a lei. E lei la ringrazia per parlare. Grazie. Ok, andiamo avanti.
io sento, sento la presenza, molto, non riesco a capire, è come fosse solo due, non sento fratelli, si sta parlando fratelli, o voi siete fratelli con qualcuno, perché non è la voce molto chiara, perché è un po' timida come persona, infatti sto chiedendo di avvicinarsi sempre di più, perché faccio un po' fatica a capire chi è esattamente un maschio o una femmina. Ok, però comunque nella famiglia ero un fratello e sorella, c'era qualcuno che ha perso un fratello, che era un po' lì, anche lì, perché io sento il carattere un po', perché prima quando mi hai fatto vedere due, ragazzo e ragazze, hai fatto fratelli, però e non era molto chiaro, era abbastanza chiaro ad esprimere tutto ciò che voleva nella vita, perché loro quando passano nell'altra dimensione rimangono esattamente così con il carattere. Come siamo lì con delle spiegazioni? Vero? Molto prima di una crisi. Ah, ok. Non credo che sono lì con... Non credo. E piuttosto che avete vissuto perché sento fortemente questo legame. Perché era forte come legame, era proprio una cosa, come una cosa sola, per quello si è presentato come due cose in uno. Sento una malattia, signora? No, sento comunque la malattia. In fondo, scusi, lascio un attimo. Allora lì, ok, allora, fratello, passato attraverso la malattia. Ora... un legame molto forte, sento che il ragazzo aveva comunque tipo un, mi fa vedere, tipo una valigetta, magari faceva qualcosa del tipico del lavoro. Si può dire qualcosa a questo? C'è qualcuno? Il lavoro sì. Il lavoro sì, perché mi fa vedere come un uomo d'affare in qualche modo, perché ci sono documenti. Mi fa vedere, mostra tante documenti, ok? Io sento odore di fumo. Fumava? No, però può capire perché sento fumo. Ha un incidente riguardo questo, ok. Perciò per la sua malattia devo capire perché mi mostrava una parte di lui che... Ok, allora, mi mostra anche, non avevate mai un uccellino a casa? O che si manifestava magari, che mi sta parlando di un uccellino, prova a capire di che cosa sta parlando, che può essere sia vivo o come un oggetto, un qualcosa, prova a cercare nella mente magari qualcosa che realizzava. Lasciato un cielo di legno. Ok, lasciato un cielo di legno. Ecco, e questo era proprio evidente che stiamo parlando di suo fratello. E qui perché mi ha fatto vedere anche questa valigetta con i documenti, è proprio perché vuole parlarle del mondo del fare. Ok? Lei adesso sta lavorando e sta lavorando con, c'è qualcosa legato con i documenti. Okay? Perché quando si presentano le nostre cariche, nelle loro evidenze, nelle prove che ci danno, c'è la parte del messaggio che vogliono trasmettere. E allora sta accompagnando e come lei attentamente sta guardando virgola per virgola in questa documentazione, anche lui sta seguendo e dice stai un po' attento, valuti ogni cosa, non ti vuole dare niente e non fermare lì dove è ancora presto a fermare. Le può ritornare a quello che sta dicendo? Sì, molto bene. Ok, perciò e questo è il suo messaggio principale perché, guarda, perché questo che sta facendo è molto importante e poi sarà come proseguimento di qualcosa di bello che può accadere dopo e lui vuole che sarà una cosa bella, la vita nuova, diversa,
piena di soddisfazione in questo, verso questo tipo di futuro sta accompagnando, perché le vuole tanto bene, accetta il suo amore. Ok, allora adesso magari avete visto un po' come funziona il circa il contatto con il trapassato, e adesso vogliamo fare uno esperimento, se qualcuno vuole. Allora, invito qua una persona che magari ha avuto un'esperienza, almeno nel fare meditazione, ha qualche conoscenza di cosa vuol dire energia, perciò se io dico immagini questo, fai questo, lo può fare. Prego, signora. Prego, signora, per favore. Applausi. So che siete un po' stanchi, e lo so che l'energia sta allora, adesso facciamo un esperimento. Hai mai fatto medialità? Hai fatto contatti con i trapassati? Non lo posso spiegare, ma mi piace. Ok. Va bene. Sì. E allora così, adesso, quindi a digiuno, aiutano persone che magari non hanno fatto, mai fatto un contatto con il vero proprio, di lanciarsi e fare un esperimento. Io ti aiuterò. Adesso stai tranquilla, che è tutto sul posto della sala. Adesso facciamo come ho fatto io, diamo un messaggio per qualcuno in sala, vediamo chi arriva, ok? Magari vedrai qualche immagine, devi soltanto fidarti, puoi dire anche direttamente mi fido, tutto quello che mi mandati, accetto, avete tutta la mia fiducia, ok? Dice Dio mi aiuti, o proprio nel modo tuo, e io ti sarò accanto, ti darò anche la mia energia. E poi tutto ciò che tu vedrai con i tuoi occhi o nella tua mente, nel senso, sentirò e perciperò anch'io per dare la conferma, perché saremo proprio in sintonia. Ok? Chiaro? Puoi tenere gli occhi aperti o puoi chiuderli come comodo. D'accordo? Sì, stiamo così. Sei comoda? Sì, sì. Sì? Ok. Bene. Allora adesso devo soltanto un attimo a sintonizzare le mie energie con l'energia di Simona, ok? Perciò adesso devi portare la tua attenzione soltanto sulle energie che c'è attorno al tuo corpo, ok? Non esiste più corpo, esiste solo l'energia attorno al tuo corpo, perché il contatto viene attraverso la fusione delle tue energie. Allora devi fare così un po'. E ora mandi di nuovo il pensiero nel mondo spirituale, aiutando tutte le tue energie, che vanno proprio a raggiungere il mondo dello spirito, con tutto il tuo amore, perché le persone che vengono dal mondo spirituale hanno bisogno del nostro amore, perché scendono anche con amore, perché sono parenti di qualcuno e allora stanno facendo una bella cosa. Ok. E allora così adesso mandi il pensiero e chiedi al mondo spirituale di far venire qua in questa sala, chiedendo qualcuno per qualcuno presente qua stasera. Ok? Chiedi soltanto. Okay. E adesso vicino a te c'è qualcuno. Okay. Devi soltanto percepire e pensare, proprio così, la grande percezione. Secondo te, che tipo di energia senti? Più forte maschile o più dolce femminile? È un uomo o una donna? Si vede? Ti prego con il mio elemento. Una bambina. Una bambina, sente energia femminile, adesso vediamo per la bambina. Ok, allora adesso prova a capire, oppure a chiederne, ma come è andato nel mondo dello spirito? Cosa, che esperienza ha avuto? Ha avuto la malattia? O altrimenti sentire una morte non naturale, magari un incidente?
Era piccola. Ok, ma in che modo è andata nel mondo della sera? Prova a capire, prova a immaginarla, prova a vedere il suo ultimo giorno. Come senti? Nella culla. Ok, c'è qualcuno e chi può rispondere perché è un'evidenza molto particolare? Ok, allora no. Che stiamo parlando? Ah, c'è qualcuno, guarda che c'è qualcuno che mi può, potete alzare la mano per favore? Di là, ok, stiamo parlando di una bambina che è passata quando era piccolina, ok? 3 mesi? 3 anni? Ok, bene. Allora, sono giusto le tue sensazioni, bellissima, vedi che tra tutte queste persone è subito riconosciuto qualcuno, ok? Prova adesso a percepire che cosa vorrebbe dire questa bimba. Io sento questo, è un angelo che vi protegge. Ok. Lei sente amore. Sento questo. Un amore molto forte. Le dispiace, però è andata così. Lo rapporta molto amore per voi. Accettate questo amore per favore e prendete il suo abbraccio. Non so perché, cioè sinceramente. Ma si è andata benissimo, è così che funziona. Bravo, a volte veramente non si sa. Però penso che c'è una persona che avrei conosciuto. Penso sia più sicura. D'accordo? Ok, adesso mi stacco da te. Bene. Grazie di Simona. E allora a questo punto grazie mille di rimanere qui con me questa ultima ora, tanti auguri.